Covid-19, spesi oltre 2 miliardi in farmacia. Tobia, siamo primo presidio sanitario al servizio del cittadino. Giornata raccolta del farmaco da oggi fino al 14 febbraio. Cossolo, la rete delle farmacie è profondamente integrata nel tessuto sociale del territorio. Covid in farmacia, mascherine FFP2 prodotte in Sicilia. Tobia, accordo importante per sostegno all'industria siciliana. Covid, meno restrizioni e più aperture, ma il governo invita alla cautela. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. La spesa in farmacia per l'acquisto di mascherine, saturimetri e altri beni del cosiddetto paniere anti-Covid si attesta a 2,3 miliardi nel 2021, registrando un incremento rispetto all'anno precedente di circa 3,5%. Cifre elaborate dal provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico IQVIA. In questo rapporto di collaborazione tra istituzioni e privato sono emersi risultati positivi, ha commentato il segretario nazionale di Federpharma Roberto Tobia. È un esempio della farmacia di servizi che ha tutte le prerogative per rafforzare il proprio ruolo di primo presidio sanitario territoriale al servizio del cittadino. Comincia oggi e durerà fino a lunedì 14 febbraio la giornata di raccolta del farmaco. In 5.000 farmacie che aderiscono alla campagna in tutta Italia sarà possibile donare uno o più medicinali da banco alle persone in povertà sanitaria. L'iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 17.000 farmacisti che, oltre ad ospitare la giornata di raccolta del farmaco, la sostengono con erogazioni liberali. Noi farmacisti che abbiamo lavorato per supportare i cittadini anche nelle fasi più dure della pandemia, ha dichiarato Marco Cossolo, presidente di Federpharma Nazionale, riscontriamo purtroppo ogni giorno che le aree di sofferenza e di povertà sanitaria sono cresciute enormemente nell'emergenza pandemica. Iniziative come queste del Banco Farmaceutico sono importanti per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, ha detto Cossolo. Mascherine FFP2 prodotte interamente in Sicilia. E questa è la novità che arriva nelle farmacie grazie all'accordo tra i presidenti di Federpharma Palermo Roberto Tobia, di Sicindustria Gregory Buongiorno e del distretto Meccatronica Antonello Mineo. È un accordo importante, dichiara Roberto Tobia, perché le farmacie territoriali di Palermo e provincia, da un lato, si assicurano una fornitura tempestiva e continua, dall'altro contribuiscono a sostenere l'attività e i livelli occupazionali delle imprese locali. La produzione è affidata in particolare agli stabilimenti di Carini, Ragusa e Marsala. Il protocollo permetterà di tutelare a un prezzo competitivo la produzione siciliana dei dispositivi di protezione, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a chilometro zero. Ascoltiamo le parole di Tobia. Con questa iniziativa, con la firma dell'accordo che abbiamo stipulato oggi, vogliamo dare sostegno all'industria siciliana e ai lavoratori siciliani nella produzione e nella distribuzione di un presidio fondamentale per l'intera popolazione, soprattutto in questo momento. Il Super Green Pass con durata illimitata, un nuovo sistema per le quarantene per la gestione dei casi Covid nelle scuole e addio alle mascherine all'aperto. A partire da questa settimana cambieranno molte misure per provare a tracciare la via per il ritorno alla normalità. Che si stia aprendo una nuova fase per il Paese, lo stesso coordinatore del CTS Franco Locatelli ad annunciarlo, il quale però avverte va gestita la riapertura con un'adeguata progressività. Per chi ha ricevuto la terza dose al momento sono in corso valutazioni per un eventuale richiamo da somministrare ad immunodepressi e anziani. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Buona giornata.